Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JaySmash ed oggi siamo tornati qui su The Binding of Isaac Repentance. Episodio precedente abbiamo fatto una run con Tainted Maggie ed è andata piuttosto bene come potete vedere dai completion mark. Però in questo episodio non stiamo facendo un personaggio particolare, ma bensì andiamo a farci una challenge che sarà Sing Double. Questo, ok, che sono era? Ah, ok, va bene. Seed innanzitutto D0ZWSVZN. Tecnicamente questa challenge l'avrei già... Avrei già fatto una registrazione per questa challenge, ma dato che sono morto letteralmente davanti al boss, alla boss fight finale, in un modo direi anche considerabile piuttosto stupido, ho deciso di... registrare un video nuovo che vuol dire che probabilmente voi non vedrete mai la run precedente, a meno che non decida di aggiungerci una piccola clip di come stupidamente sono morto. Però appunto per il resto preferisco in questo caso fare una run nuova, perché non voglio portarmi dietro una challenge per più di un episodio, diciamo. Vorrei tanto, per le challenge che ci sono a disposizione, di farle tutte in un video solo. Tra cui appunto, avendola già giocato, so già che non ci sono item room, ci sono shop. E la challenge consiste nel affrontare il doppio dei nemici usando un Jack of Edisso con entrambi i 20-20 e poi un occhiali a raggi X, che sarà la nostra fonte maggiore di item alla fine, insieme ai boss, alle boss fight. Vediamo cosa abbiamo. Ok. Tu non sei estremamente utile, però in effetti queste bombe potranno tornarci utili. Cioè, le cose che potrebbe dropparci potrebbero tornarci utili. Innanzitutto... Forse avrei dovuto... altre bombe. Nice. Ok, sarebbe bello non sprecare la Rainbow Poop. Inoltre vediamo cosa abbiamo qui. Tanta roba, insomma. Che non so se potrò mai permettermi. Allora. Innanzitutto... Forse è il caso di affrontare il boss. Partiamo allora da quello. Giusto, abbiamo anche questi qui. Ok, possiamo innanzitutto fare magari una cosa del genere. Per tanti soldi. Perfetto. Ok, ci prendiamo il bellissimo Steam Sale. Non cambia chi lo prende. Ok, perfetto. Questo è già un vantaggio stupendo, che ci porterà molto avanti. Ora affrontiamo il boss, let's go. Ok, giusto, doppio Famine. Ok, ricordiamoci che appunto combattere contro due boss è più difficile di quanto possa sembrare. Volevi. Inoltre ricordiamoci che giocando a Jack of Edisso abbiamo doppio hitbox da controllare allo stesso tempo. Ok. Perfetto, tutto secondo i miei piani. Ok, uno. Questo, ok. Ora diventa bello difficile da schivare tutto, wow. Quanto mi manca aver affrontato Dingle come primo boss. Era onestamente più fattibile rispetto a sto qui. Ok, ora però dovremmo essere a posto. E subisco lo stesso danno. Abbiamo la Rainbow Poop per un motivo. Non dobbiamo preoccuparci. Ok, Ball of Bandages, piuttosto inutile, ma dovrò prenderlo in ogni caso. Direi di darlo a Jacob. Tra cui anche dare a Jacob il bel Soul Art. Ok. Ora direi, facciamo esplodere, distruggiamo la Rainbow Poop. E darei i soldi e le bombe, anzi, al nostro amico qui, nella speranza in qualcosa di figo. Please.
Ok, questo è molto figo. Prendi lo tuo ISO. Mamma Mega è molto is very good. Potrebbe aiutarci magari a prendere un oggetto extra nella boss rush. Se facciamo quello più the full, che ce l'abbiamo sempre garantito. Sarebbe stato perfetto tenere questo Mamma Mega in un'area normale con Jacob ISO. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Molto buono. Prendi pure. Ok, quindi, parlando invece di altro, dato che dovrò tecnicamente parlare delle stesse cose che avevo detto nel video che probabilmente non verrà pubblicato. Come state ragazzi? State guardando qualcosa di bello? Perché io mi sto guardando un bel po' di roba. Soprattutto anime, vero? Però ehi, gli anime sono fighi. Mi sto guardando in questo momento due anime nuovi, diciamo, insieme agli altri anime che ho già in lista che mi sto guardando. Ok, pillola. Ok, Prettyfly. Nice. Mi sto guardando. Non ri stavo mi confondo sempre, ma è. Vita da slime, ecco. L'ho iniziato da poco e onestamente sono arrivato al quinto episodio, se non sbaglio. Sono appena usciti dalla città dei nani. E onestamente, da grande fan di slime, degli slime. Devo essere sincero, mi sta piacendo. È molto facile comparare quest'anime a, insomma, Spider-So-What, ma a quanto pare fatto meglio. Io non ho ancora visto Some Spider, però lo sto leggendo. E onestamente, da quello che ho sentito, è molto meglio leggerlo rispetto a vederlo. Anche perché hanno fatto una cosa che non trovo sensata nell'anime, che non sto qui a parlarne dato che io non l'ho visto, quindi non posso esserne sicuro al 100%, però comunque sappiate che il manga di Soma Spider è stupendo e ha una premessa leggermente più, almeno per come viene costruita la storia, la trovo leggermente più divertente rispetto a Slime. Ovviamente dovrei guardare più episodi di Slime per esserne sicuro, diciamo. Però per il momento questa this is mia opinione. Inoltre apprezzo il fatto che non duplichi i tizi di pietra. Sarebbe stato piuttosto fastidioso. Ok, inoltre tutti questi tizi che si spostano sono fastidiosi. Alright. Alpedo. Ok. Sono proprio in punti odiosi. Ok. Ok, dovrei forse farmi un po' più di coraggio. Sì, ci abbiamo impiegato un sacco. Wow, qua c'è un sacco di gente. Vorrei tantissimo usare Mamma Mega, ma so che sarebbe uno spreco. Oddio. Un continuo lancio di esplosivi. Ok, siamo vivi e vegeti. Inoltre abbiamo anche un bel po' di Soul Art, il che apprezzo enormemente. Inoltre parlando di un sacco, abbiamo anche un sacco di soldi. Che in effetti anche nella run precedente è successo che avevo un sacco di soldi. Speriamo per ottenere perlomeno grid e cose del genere. Ok, qui abbiamo questo qui che direi di prendere innanzitutto. Cosa ci offri, amico? Ok, 34 monete è tanto, ma dovremmo 34 monete in sconto, wow. Ok, a chi lo diamo? Direi di darlo a facciamo Jacob. Perfetto. Un ottimo all stats. Ok, ora dobbiamo ribuildarci tutti i soldi, però comunque abbiamo ottenuto un oggetto molto buono.
Inoltre, forse era anche il caso di prendere Pound of Flesh. Anche quello non è un oggetto orribile. Ok. It's time to go. Doppio Littlehorn. Dovrebbe essere più facile del previsto. Proprio per quello che avete appena visto. Ovvero, autodistruzione collettiva. Forse in questa challenge il boss più divertente da incontrare. Ok, you are. Ok. Un sacco di troll bomb, ma dovrei cavarmela, infatti. Ok, ora è diventato un 1v1 con Littlehorn. Ok. Dove credi di andare, amico? Sei morto. Sei morto, perfetto. E HP up lo diamo adesso. Entriamo qui. E non otteniamo un bel niente. Dannazione. Gioco crudele. Abbiamo anche un doppio Imp. Gli Imp sono molto fastidiosi. Ok, allora qui diamo una Jacob e una Disso. E faccio. No, non abbiamo bombe, quindi niente. Esplodiamo. Scendiamo, volevo dire. Perché ho detto esplodiamo? Ok. Vi ho visti. Ho visto questi tizietti piccoli. Non so come ho fatto a non subire danno lì. Ma sono felice lo stesso. Ok, vediamo cosa ci offre qui la Secret Room. Va bene, chiavi. No, abbiamo un Curse of the Unknown. Il che rende questa stanza, questo piano anzi un po' più spaventoso. In questo momento gradirei non ottenere un patto con il diavolo. Al massimo un patto con gli angeli sarebbe gradito, però. Ok, abbiamo la possibilità di uccidere il tizietto qui. Che nonostante quello che ho appena detto, ucciderlo di per sé è sempre una buona idea. Ok. Non ci è incrementato il patto con il diavolo, sbaglio. Ok, doppio Gluttony. Un bel cuore non sarebbe male. Uey, quasi mi beccava. Ok, laser. E tu dovresti morire tra poco. Perfetto. Spero un bel heart. Invece no, niente. Exlax oppure. Tears up, ottimo. Il nostro Jacob sta diventando sempre più OP. Ci sono i piccoletti. Non li ho visti. Onestamente con tutti quei nemici nemmeno stavo pensando all'eventuale aggiunta di sti tizi salterini. Forse tra i nemici più difficili creati, aggiunti in Repentance. Incredibile come una variante di Pin possa essere così letale e fastidiosa. Ok. Alright. Sì, no, comunque per il resto, questa challenge non è così tanto difficile quanto sembri, perché onestamente ottenere. Aiuto! Ok. Avere entrambi sia Jacob e Disso 2020 e Secret Room gratis è un ottimo affare. Ok, siamo un po' messi meglio rispetto a 2 secondi fa. I tumori sono letteralmente tumori. Death, ok. Ancora tu? se vuoi proprio tanto. Se vuoi morire così tanto, basta chiederlo. Ok. La cap. Avrei forse dovuto darlo a Jacob, ma va bene così. In verità non so come funzioni la fortuna con più personaggi. Cioè almeno con Jacob e Disso, almeno. Ipotizzo che sia forse una somma tra le due fortune. Quindi forse averlo azzerato almeno è una cosa positiva. Tanta gente. Tantissima gente. Ok, grazie.
Boomfly. Ehi, amico. Amici. Ok. Ok, ho subito solo un danno, pensavo in peggio. Ok, pay to play non ha senso. Il Soul Art sarebbe un buon acquisto. Qui sotto cosa abbiamo? Oh, abbiamo Torn Photo, che è un ottimo oggetto. Lo darei ad Iso. Abbiamo giusto e giusti soldi. Abbiamo anche lì un Black Art e qui un Soul Art. Magari riusciamo ad ottenere dei soldi. Perfetto. Non fa molta differenza. Forse andrei per il Soul Art, che costa un centesimo in meno. Ok. È un po' un peccato non sapere quanta salute abbiamo, ma è così che va la vita. Inoltre c'è la Dark Room che eviterei solo perché è una stanza piccola. Ok, ora mi vendicherò di questi maledetti, che sono quelli che mi hanno, incredibile ma vero, sconfitto nella run precedente. Proprio per colpa dei piccoletti e di loro proprio. Piazzo anche magari delle bombe extra. Forse così non potremo ottenere un possibile patto con gli angeli, ma preferisco evitare il rischio. Anche perché guardate quanta gente spawna. Ed ero anche messo bene in quella run. Era veramente un peccato essere morti. Allora, non so come sono messi in salute, quindi direi di darlo adesso. A chi diamo il damage up? Lo darei a Jacob. Ok, ora un danno decente. È giusto, perché noi otteniamo un moltiplicatore negativo quando otteniamo 20-20. Ok. Come siamo messi? Ok, Iso ha bisogno di salute. Ok. Le mosche non ci danno fastidio perché non abbiamo nessun oggetto attivo con carica. Ok. Bombetta, sarebbe bello. No, shop. Oh no, ok. Stranissima stanza, ma va bene. Una bella bombetta, comunque sempre richiesta. Questa è una chiave, signore. Ok, sti maledetti, di nuovo. Almeno ora un DPS migliore rispetto a quello di prima. Alright. Ok, tanti soldi. Onestamente sono molto felice di aver ottenuto... onestamente non mi piace questa stanza, facciamo così. Sono davvero felicissimo di aver ottenuto il Golden Pass, o come si chiama. Very nice, tanti esplosivi. Ma non ho paura. I am not scared. Scared. Ok, questi possono essere un po' fastidiosi, però in fin dei conti è piuttosto easy. Sono sempre alla ricerca di una singola bomba, almeno. Strano che questa challenge che si chiama Seeing Double non mi dia uno di quegli oggetti che duplica i reward. Forse sarebbe stato un po' troppo broken. Però onestamente, doppi nemici sempre è una cosa piuttosto faticosa. Bomba. Oh, non vuoi darmi bombe, gioco? Mi dai un sacco di tizi esplosivi, ma non mi dai letteralmente gli esplosivi. Inoltre non so come ho fatto a non subire danno lì. Ok. Inoltre una libreria non sarebbe male. Qui abbiamo... niente bombe ancora, va bene. Non ho subito danno grazie a... probabilmente a Pretifly o a Ball of Bandages. Una singola bomba è quella che chiedo. Almeno per vedere la crawl space. Grazie. E doppio grid, va bene. Ok, attenzione. Aiuto. Fatevi sotto, avanti, fatevi vedere. Grande Pretty Play. Mi imprude anche il naso.
Scusate per la grattata momentanea del naso, che mi prude ancora, porca miseria. Alright, almeno ora ne abbiamo sistemato uno, quindi dovrebbe essere leggermente più fattibile. Perfetto. I soldi, un altro Steam Sale sarebbe stato bello, ma anche i soldi sono, si prendono volentieri. Ok, cosa ci offri tu? Non un granché. Il black card lo prendo lo stesso, però. E la carta potrebbe essere niente male. Ok, Hanged Man in effetti non è così cattiva. Ok, ora finalmente possiamo dirigerci di nuovo nella... nel letto? Nella camera da letto. Eccoci qui. Ora quello che possiamo fare è uno si posiziona qui, uno si posiziona qui. Bombetta. Let's go. Le pillole che sono... Ok. E... Tears up, HP down. Ok, l'HP down è un po' un problema, ma il tears up dovrebbe essere decente. Non ci andiamo, o almeno non ci andiamo subito, perché questa è una cosa che vi dico come piccolo PSA per stare attenti. I black market sono in questo momento buggati, sono rotti, e andare in un black market ti porta in una stanza IAM error. Quindi, oh, sono tutti dannatamente scheletri. Ok, bello subire danno. Ok, almeno sono morti. Ho odiato questa stanza, ma l'importante è che sia finita. Un'altra bombetta, per favore. Che qui abbiamo una succulenta Tinted Rock. Speranza. Speranza rovinata. A meno che... Ok, niente. Alright, andiamo dal boss. Yeah. Oh, Boom Wario. Doppio Boom Wario. Questo è molto spaventoso. Questi qui, è già difficile affrontarne uno di questi qui. Aia. Ok. Help. Help. Ok, uno è andato. Ok. Ho subito solo un danno, incredibile. E niente, patto con il diavolo, sfortunatamente. Iso, prendilo tu. Ok. Niente bomba extra, che è un po' un peccato, ma vabbè. Ci sarebbe la... la Curse Room, che si potrebbe controllare, ma... facciamo che no. Andiamo nella IAM Error Room. Ok. Sì. Chiunque dei due va bene. E infatti, Mystery Sack è un buon oggetto che direi di dare a Iso. Tanto non cambia molto. Una bombetta. Ok. Non ti voglio, grazie. Non è un trinket molto utile in un piano, in un challenge del genere. Ok, Depths 1, Curse of the Lost, non un grande problema, se non un po' fastidioso. Volevi? Volevi. E anche tu volevi. O avresti voluto. Ok, sì, era difficile schivare. Anche qui, porca... sono anche tutti veloci, Sono anche tutti veloci. Aiuto, porca miseria. Ok, abbiamo un sacco di batterie che mi rende felice, ma... aiuto. E abbiamo anche delle bombe. Dammi una bella... che ne so, un Book of Revelations. Sarebbe piuttosto Pog. Ok, anche questa è una stanza spaventosa. Quanti sono le stanze che sto affrontando in questo piano sono molto più difficili di quelle che ho affrontato, ho dovuto affrontare nel piano della run scorsa. Ok. Almeno siamo vivi. Grande Mystery Sack. Qua non vedo nulla di... nessuna Tinted Rock.
Ok, questo è un buon oggetto, lo darei a Jacob. Non sprecherei subito le... oh wow. Anche questo è piuttosto spooky. Non tantissimo, meno di quanto pensassi, ma un po' spooky. Un sacco di chiavi, ma non molte bombe. Vorrei ottenere un po' più di bombe, per favore, gioco. Oh, gentile. Ok, qui cosa abbiamo? Niente di che. Ok. Bravi, partite giù, dato che mi sto grattando. È per questo che non mi sto muovendo. Ok, uno bello shop, please. Un... Eh no, qua sono stato stupido io. Ok, very nice. Un'altra, tecnicamente, batteria. Ok. Datemi tipo un qualcosa di super figo, per favore. Ok, sì, no. Se vi calmate... Ok. Attenzione. Bisogna stare molto attenti in questo momento, perché letteralmente potrebbero creare un muro di proiettili. Inoltre, quasi Jacob subiva danno. Iso, anzi. Fatemi riavvicinare. Inoltre, grazie moto fuori che fai tanto casino. Mi manca, mancano questi due. Quasi mi beccava. Ok, a posto. Wow. Super grid? No, ok, meno male. Jacob, prendi... Anzi, prima vediamo cosa c'è sotto. Prima di prendere qualsiasi cosa. Ok. È un buon trinket questo. Dai un Blackheart adesso e prendo il Soul Heart con Jacob. Ci sarebbe... C'è una parte di me che vorrebbe magari prendere pay to play, ma non ne sono ancora sicuro. Qui cosa abbiamo? Rune. Eh sì, ciao. Non so come ho fatto a non subire danno lì. Ok. Un altro Hangman che non è male, ma non è... Ah no, è quello di prima, giusto? Ansus, Yera, Blankrun, Ansus, Yera, Ansus. Ok, quindi... magari... Allora, inizio con usare un Blankrun. Sono un idiota. Oh, sono un idiota. Oh, guarda, un Petro, che figo. Whoops. Mi sono confuso. Iera, facciamo due Ansus, onestamente. Sembra la scelta migliore. Vabbè, almeno il resto del piano dovrebbe essere più facile. Almeno quello. Inoltre posso anche distruggere tutta questa gente, quindi... Per certi aspetti c'è un vantaggio. Inoltre abbiamo 50-50 di possibilità di trovare un... Ho un patto con il diavolo, un patto con gli angeli. Inoltre, giusto, distruggiamo tutto. Un altro Ansus. Very funny. Vabbè, suppongo che posso già prendere la chiave. Un peccato per le batterie. Non aver trovato nessun oggetto che ci possa dare una mano per questo vantaggio che abbiamo di avere così tante batterie. Ok, una pillola. Let's go. HP up, lockdown, va benissimo. Ok, qui non succede granché. Anche qui. Ok, almeno appunto c'è un vantaggio in questo... In questo senso che almeno possiamo pulire i nemici qui. Ok, ovviamente... Abbiamo avuto un po' di... Forse è il caso un attimo di uscire e di entrare. Anzi no, forse no perché mancano solo i tizi. Infatti, ok, abbiamo fatto bene così. Qui ci sono appena stato.
Ovviamente Curse of the Lost ci sta dando un po' fastidio. A quanto pare distrugge anche le rocce con chiave. Vediamo cosa abbiamo qui. Un'altra batteria, dannazione. Ok. Oh wow, questa era bella. Una a Jacob e una da Adiso. Direi che è più che onesto. Dallo a Jacob. Dallo a Iso. Affrontiamo il boss. Ok, fantastico. Sicuramente ci aiuta tutto questo danno inflitto. Ok, perfetto. Siamo a posto ormai. Il bello è che questa non è neanche la versione che spara quando si siede. Fatto con il diavolo, va bene. Inoltre chiavi infinite o tardi. Preferisco un doppio ball of bandages che uno più potenziato. Questo non è male. Entrambi non sono male, anzi. Direi di dare questo a Jacob. Non so se prendere. Oddio. Ma sì, dai. E lo diamo sempre a Jacob, tanto tra poco otterrà un altro cuore. Sarebbe bello inoltre. Giusto, spine. Faccio un attimo un salto alla Boss Trap o Monster Trap. Dove stava, però? Questa è la vera domanda. Ok, peccato, rip per la possibilità di ottenere quel singolo premio, ma c'è il insomma, avete capito, non ho voglia di spiegarmi. Inoltre un sacco di soldi qui. Ecco, è per la boss rush, peccato per la boss rush, per l'oggetto ottenibile nella boss rush, aia. Ok. Il resto siamo a posto però. Peccato non poterci portare le batterie qui. Un altro peccato. Alright. Ora lo usiamo. E abbiamo un po' di tizietti qui per noi. Sfortunatamente non fa altro. Abbiamo il peccato perdere tutte queste batterie, veramente. No, non era qui. Era qui. No. Oh, ok. Dannazione, non li uccisi. A quanto pare c'era altra roba che non ho ancora sbloccato. Ho trovato, anzi. Ok, qui neanche vale la pena. Small Rock. Ah, ho fatto bene ad esplorare. A chi lo diamo? Lo darei a Iso. Ok. Ora Iso è tornato più forte. Ok. E altri tizietti. Ok, abbiamo fatto bene ad esplorare fino in fondo. Ok. Non ho voglia neanche di andare a caricare il tutto, quindi andiamo subito. Shiny Rock non mi interessa. Il patto con il diavolo rimane aperto, ma scendiamo in ogni caso. Rip per Mamma Mega. Sempre nei nostri cuori. Ok, stiamo attenti qui. Sacco di tizietti. Vai, Bonnie Boy. Perfetto. Please. Ok, manchi solo tuo amico. You are dead. Inoltre averli incontrati qui è bellissimo. Ok. Sto evitando danno come non so cosa. Help. Ok, ho subito un danno. Va bene, non è un grosso problema. Credo di averlo anche subito con Iso, quindi meglio ancora. Alright. Shoppami, please. Lì abbiamo anche un mini boss, a quanto sì, un mini boss. Vediamo chi è. Oh oh, brutta stanza. Ora anche i tizietti piccoli.
Un incubo di stanza, aiuto. Ok, GG, troppo easy. La prossima volta voglio una sfida vera. Ok, allora. Partiamo con... Ok. Dammi subito qualcosa. Ok, sì, nel senso dammi qualcosa di buono. Ora vai con Jacob. Amico, non... tears up. Ok, sto zitto. Bam. Ok. Continua. Ancora uno. Sì, le mosche non ci fregano più di tanto. The Lovers. High Priestess, peccato. Abbiamo un sacco di chiavi, magari possiamo anche giocare con lui. Tanto non avendo molte cose da... Ok, è un po' presto, ma va bene. Cosa abbiamo qui? High Priestess. Vabbè, per il momento ce la teniamo al posto di Ansus. Ah no, ok, era la boss trap, quindi non possiamo farci molto. Andiamo dalla Rainbow Poop. Yes. Ok. E torniamo a farmare. Bello, bello. Sei nostro amico. Sei vero nostro amico, please. Joe. Non so perché ti ho chiamato Joe. Volevo dire oh, ma mi è venuto Joe. Joe. Ah, giusto. Hanno annunciato la parte 6, il release date, con anche un trailer. Molto figo. Ok, tutto questo per un oggetto piuttosto schifoso, ma vabbè, lo diamo a Jacob. Magari riusciamo ad ottenere... Qui abbiamo delle pillole buone, abbiamo due Pheromones. Abbiamo uno Zawarudo, che usiamo ora. Un High Priestess, e l'altro che era un Ansus, e gli altri che sono Pheromones. Ok. Proseguiamo. Avere uno Zawarudo non è male, però. Ok. Inoltre Mystery Sack che ci fa da micro carry. Ok, qui onestamente uso più che volentieri una bomba. Solo per avvicinarmi qui. E senza dover fare il lavoro sporco. Ok. Manca un tizio lì sopra. Very good. E inoltre ci facciamo un piccolo esercito di ossa. Alright. Oh, monetina. Andiamo dallo shop prima di fare qualsiasi altra cosa. Tanta gente qui, eh. Ma guarda come li faccio fuori. Tanto i nostri scheletri che ci aiutano. Il big carry. Un'altra cosa che farei. Una bella esplosione qui. Yeah. Lo diamo a Jacob. E ora, abbiamo anche una bella cacca dorata. Ok, converter non è un granché. Scendiamo qui per magari qualcosa di Pog. Non è un Pog questo è un Bra. E Waz. Offrici qualcosa di figo. Crawl Space. Offrici qualcosa di figo. Ok. Perché sono qui? Perché mi hai teletrasportato qui? Strano. Ma ehi, avevo tenuto un Tears Up e Headless Bubby. Headless Booby. Ok. Stavolta non sbaglio più comunque. Relativo a non premere Q come uno sciocco. Tu cosa sei? I found pills, non molto utile. Vabbè.
Dato che ne abbiamo le risorse, direi di farlo. Sarebbe stata una saggia idea prendere pay to play. Perché almeno così avremmo trovato un utilizzo a tutti questi soldi. Inoltre abbiamo anche una dice room. Che probabilmente vorrei vedere che cos'è, ma ok, non è male. Magari ci rirolla in qualcosa di figo. Ok, il Soul Art lo voglio però. Il resto rirollato. Ok, non è cambiato molto, ma va bene così. Ok, il cuore. Lo prendo. Ok. Tu sei capiti proprio fagiolo in effetti. Diamogli i soldi. Ok, tu continua a droppare roba. Tanto ho soldi da buttare, come non detto. Lo diamo a Jacob. E onestamente sarebbe figo ottenere un premio qui in danaro. Oh, cioè, non un premio in danaro, volevo dire un premio in HP up. Sgioco. Io ti voglio molto bene. Quindi sarebbe molto figo se tu mi offrissi un HP up. E invece niente, sei cattivo. Perfido, direi anche. Magari questi qui ti fanno cambiare idea? No. Pazienza. Abbiamo un sacco di soldi. Alright. Andiamo ad affrontare Madar. Inoltre direi di aspettare e usare Book of Dead. Per adesso. È giusto, in effetti High Priestess non ci serve molto. E me preferisco avere due Ansus. Eccolo qui. Inoltre le chiavi ne abbiamo a iosa, quindi avere quel trinket non è un affarone. Mi ero dimenticato che avevo il callo. Alright. Fight me, mother. Non posso neanche chiamarla più mother perché quello è letteralmente un altro boss. Ok. La cosa positiva è che si affronta mother da sola e non con una doppia coppia. Se mi sparassi. Ok, mentre lo dicevo l'hai fatto, quindi almeno apprezzo il fatto che tu l'abbia fatto in primo luogo. Ok. Ancora poco. GG. Ok. Usiamo adesso il nostro buon Book of Dead. Prendi il box, che non è un granché, ma meglio che niente. Ok, prima di fare qualsiasi stupidaggine, andiamo dal patto col diavolo. Ok, oggetti piuttosto schifosi, devo essere sincero. Ormai Void non è molto utile. Stesso vale per Brother Bobby. Ok. Solar a ISO. In effetti Red Patch non è neanche un cattivo trinket. Forse lo preferisco a Callo. Chariot, non, onestamente no. Exlax, non mi interessa. Ok, direi che possiamo scendere al prossimo piano. E penultimo. Usa il primo Ansus, very nice. Tanti nemici. Vai, Bonnie Boy. Ok, grande protezione. Questi qui sono tornati per vendicarsi, ma io sono più forte. Ok, tanto abbiamo sempre il massimo di
patto con il diavolo, grazie a Godhead. Experimental peel, range up shot speed down, experimental peel, speed up HP down. L'HP down è un po' fastidioso, ma va bene così. Potrei usare Emperor. Onestamente, va bene. Usiamo Emperor. Ok, doppio Triacnid è molto brutta come cosa. Ok, bella la vita. Almeno che uno muoia. Please. Uno deve morire. Prima possibile, grazie. Ok, uno è andato. Muori. Perfetto. Ok, siamo a posto. Grazie per il Soul Art, amico. Questo è un po' inutile, ma va bene. A chi lo diamo? Onestamente non è che cambi molto. Chi è che lo shot speed più basso? Iso. Difficile da ric... carta figa? Justice punto interrogativo, non so cosa faccia, è... Bra... Betrayal. Bratail. Cosa fa Justice punto interrogativo? Scopriamolo subito. Eccolo qui, la wiki. Cards. Cards and runes. Andiamo giù per... ecco qua. Ok, spawna da 2 a 4 chest d'oro. Va bene. La uso ora. Ok. That's pretty pog. A chi serve di più? Forse lo diamo ad Iso. Sì, lo diamo ad Iso. Ok, ha raggiunto il massimo. Perfetto. E dai tutto questo a Jacob. Onestamente, ora che ci penso, Betrayal non è neanche una cattiva idea per il fatto che continuiamo a subire danno. Ok, a posto. That was pretty cool. Alright, prossimo piano. Ansus. Ok, passiamo per di qua. Bella stanza con pochi nemici. Proprio come piace a me. Qui. Onestamente, puoi anche fare semplicemente così. Empress è un buon damage up. Non vale la pena. Ok, stavolta sono andato un po' più sul sicuro. Non ho affrontato quella stanza orribile con tutti quei Chub e Maggot che mi ha sconfitto la run precedente. Però ehi, almeno siamo riusciti a completare la challenge. Usiamolo. Very nice. Abbiamo anche uno di quegli esplosivi. Ok. Siamo vivi. Let's go. Affrontiamo il cuore. Doppio cuore, ok. Doppio cuore un po' più spooky. Però abbiamo anche i nostri amici scheletri che ci danno una mano. Uno è andato. Aia. Ok, please. Oh, ok. Perfetto. Non vado nemmeno nel patto col diavolo. Prendo il trofeo e otteniamo Broken Glasses. Che fatica questa challenge. Almeno però l'abbiamo completata e questo mi fa felice. Eccola qui, ecco qui. Ci mancano due challenge da sbloccare e una challenge ancora da fare, da quelle che ho sbloccate. Però per il resto, prossimo episodio, da richiesta sotto nei commenti. Dove sei? Eccoti qui. Faremo che sbloccare Tainted Lazarus, che tutti mi dicono è probabilmente il peggior personaggio del gioco, quindi ho paura, ho molta paura di Enigma. Vabbè, direi quindi che per questo video è tutto. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate
iscrivetevi al mio canale se avete gravato, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando, e quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto salato e ciao!